Buongiorno, buongiorno. Come avrete letto dal titolo, oggi video andiamo insieme da Eurospin. Ci sono tante novità super succulente. C'è anche la linea che torna ciclicamente il braciere, qualche novità alimentare e qualche novità beauty. Se dicessi struccaggio, eh? Quindi restate, mi raccomando, sintonizzati, guardate il video. E purtroppo oggi non ci sarà l'Etna perché mi sono dimenticata di registrare l'intro e i saluti finali. Possibile? Sì, è possibile. Siamo umani e quindi la capa è quella che è. Come si dice a Napoli, a cap, a cervello, il cervello è una sfoglia e cipolla. È una sfoglia di cipolla, la mia in particolar modo. Ma per il prossimo andiamo insieme ad Eurospin, mi farò perdonare, poi capirete. Bando alle ciance, vi lascio al video. Vi ricordo prima che mi trovate anche su Instagram con nick meli.madeinsud e adesso 3, 2, 1 andiamo insieme da Eurospin a scoprire le novità. Allora, oltre alla zucca, troviamo di Ortoromi il cavolo cappuccio già lavato, mix di cavoli cappucci tagliati a julienne, 200 grammi per 99 centesimi, origine Italia, al chilo siamo sui 4,95. Poi troviamo lo spinacino, 100 grammi 89 centesimi, origine Italia, 8,90 al chilo. Finalmente trovo lo spinacino già pulito da Eurospin, già lavato, foglie lisce, tenerissime, dal sapore delicato e stuzzicante. Altra novità di Tre Mulini, fette integrali croccanti, ricche di fibre, 250 grammi per 85 centesimi, quindi al chilo 3,40-3,50. Questi sono gli ingredienti, quindi farina di segale integrale 95,2% e sale. Tabella nutrizionale, adesso le andiamo a confrontare con l'altra versione che vi ho fatto sempre vedere, in realtà ve l'ho fatta vedere da quando è uscita, ossia queste. Ora giriamo e vediamo gli ingredienti, vediamo se effettivamente è la stessa cosa. Abbiamo detto farina di segale integrale al 95,2% e sale. Qui c'è farina di segale integrale 83,7%, semi di sesamo e sale. Quindi effettivamente qualche differenza c'è. Anche l'azienda è identica. Un'altra novità è la burrata, 150 grammi per 11,93. Eccola qui, fior bianco, solo latte italiano. Questi sono gli ingredienti. Questa è l'azienda, quindi arriva da Bari. E c'è la specifica origine del latte Italia. Dichiarazione nutrizionale. Poi trovate tutte le specialità perché in questi giorni da Eurospin c'è lo speciale il braciere. Trovate il bacon affumicato a fette a 2,29. Poi il pulled pork 4,99. I würstel 4,99. Poi lo stinco BBQ a 4,99. Le fettine di scamorza affumicata. Queste le ho provate in passato, sono buone ma non buonissime, ovviamente sempre a mio parere. Poi la crema di parmigiano reggiano, sempre il braciere, questa viene 1,99 se non erro, invece le fettine 1,29. Poi c'è il cheddar a fette, sinceramente non mi piace, vediamo se c'è il 1,39. Poi ci sono i ravioloni, asparagi e pancetta. Questi li ho comprati in passato, ve li ho anche fatti vedere e sono buonissimi. Quindi questi prendeteli proprio ad occhi chiusi. Non c'è il prezzo. Non c'è il prezzo, ma comunque siamo sui 2 euro. Poi sono tornati loro. Lo yogurt bistrato. Trovate la versione alla fragola, la versione al mirtillo e la versione al miele pappa reale. 79 centesimi e la confezione da 125 grammi cada uno. Poi sono tornati i ravioli anche al brasato,
di razza piemontese con Barolo. Questi sono buoni, ma sinceramente preferisco l'altra versione. Questi vengono, aspettate che cerco il prezzo. Non c'è il prezzo. Vabbè, anche qui siamo sui quasi 3 euro. Sono gli insaporitori a 69 centesimi. Ci sono le tortilla extreme gusto chili a 1,69. Questo è il condimento a base di olio extravergine d'oliva aromatizzato al peperoncino, 250 grammi. Questo deve essere buono. Poi ci sono i marshmallow per essere infilati all'interno dello stuzzichino, quello grande. Questi vengono 1,49, poi ci sono le varie salse a 2,19, 1,39. C'è sia la salsa barbecue, piccante che non, e la salsa hot grill. Poi ci sono i piatti compostabili, 25 pezzi 2,49, la senape di Digione a 69, melanzane grigliate che non riesco a vedere, questa è la senape di Gigione, cioè no di Gigione, scusate. Queste sono le zucchine grigliate a 1,69, e poi ci sono anche le cipolle, eccole qua, le cipolle borretane grigliate, entrambe le versioni vengono 1,69. Poi ci sono le patate grigliate croccanti, queste sono buonissime, queste le ho prese in passato, 99 centesimi, scusate. E poi ci sono gli stuzzichini gusto BBQ con olio di oliva, anche queste sono buone, ma preferisco queste. Poi ci sono anche i panini, questi qua. Devo dire che non sono affatto male, i panini vengono 85 centesimi. E poi sono ritornate, siccome non sono state vendute nel periodo natalizio e prenatalizio, sono ritornate le scatole in latta. Sono questi biscotti danesi buonissimi in latta. Questi vengono 4,39. Da considerare, oltre la quantità di biscotti all'interno, anche le scatole in latta sono veramente bellissime. Poi c'è anche il barbecue, 40 euro. C'è addirittura il set grembiule a set grembiule e due canovacci, set guanto e due presine a 6,99. Poi c'è il tagliere in legno d'acacia a 12 euro, la spazzola doppia pulisci griglia a 4 euro. Il set pizza, il portatovaglioli in legno, il macinapepe in legno, le padelle in acciaio 15 euro, adesso ve li faccio vedere. Questi sono i taglieri, devo dire che sono bellissimi, proprio belli belli belli. Guardate le venature del legno. Queste sono le padelle. E poi c'è il portatovaglioli, sempre in legno, e il macinapepe, questo è stupendo, veramente bellissimo. Ma questi possono essere riservati anche per la cucina, non solo per il contesto brace o barbecue. Poi ci sono anche gli asciugatutto, sono 3 veli, 100 strappi, 1,49. Questi sono ottimi, veramente molto doppi. E poi trovate anche l'accendifuoco liquido a 2,99. Ora ve lo faccio vedere meglio, ecco qua. E poi metti a fuoco la carbonella di legno a 4,99. Sì, c'è anche la bricchetta di carbonella a 3,49. Sono tornati anche i saponi della Dermomed, questi ogni tot arrivano, siamo al di sotto dei 2 euro e trovate due profumazioni. Altre novità, abbiamo l'affetta verdure elettrico a 30 euro della Enco e la griglia per la raclette a 40 euro. Poi abbiamo la tostiera elettrica a 15 euro e la fila coltelli elettrico a 17 euro. Addirittura abbiamo la famosissima, perché se ne parla tanto, della Enco, la friggitrice ad aria, 50 euro. Queste sono
un po' di specifiche. Poi c'è il cestino per picnic termico, 15 euro. Poi c'è il set di due padelle 24 e da 28 della Tognana, 30 euro. Poi c'è la piastra refrattaria per pizza, trovate sia la versione rettangolare che rotonda a 10 euro, la padella da 20 cm 9,99. E poi mi sa che i set di cucina, 5 pezzi già ve li ho fatti vedere. Allora, questi Là davanti sono i dove cestelli. Questi cioè aspetta che faccio il questo è il set della Tognana in alluminio per un'ottima distribuzione del calore. La pietra refrattaria non la vedo. C'è solo questa in versione rotonda. Le misure sono 38 per 1,2 cm. Sono tornate anche i set di padelle da 24 e da 28 a 30 euro, sempre di Tognana. Questo effetto legno, però non è legno. Poi ci sono le mini padelle a 5 euro. Queste qui sono della Sistema Casa. Queste sono utili quando dovete riscaldare qualcosa di molto piccolo oppure se volete preparare magari i mini pancake. C'è sia questa piccola con il bordo basso, sia questa avente il bordo più alto. Poi trovate tante cose per il giardinaggio, il fai da te. C'è la pistola doccia e per l'irrigazione, la sega da giardino, il seghetto da giardino, il tubo da giardino, lancia di irrigazione a doccia con prolunga, insomma ci sono tantissime tantissime cose. Poi sono arrivati i noodles per la gioia di Silvano, il mago di Milano, manzo, pollo e verdura 89 centesimi. La Tremulini e via. Noodles, 4 minuti, 65 grammi. Questi sono gli ingredienti e questa è la tabella nutrizionale. L'azienda è questa. Quindi arrivano dalla Lituania. Questo è il gusto verdure, lista ingredienti e valori nutrizionali. Anche la lista ingredienti e i valori nutrizionali della versione al pollo, ma non c'è. Altra novità, fior di magnolia 100% puro cotone, salviette struccanti, 98,6% di ingredienti di origine naturale, 25 pezzi, dermatologicamente olfattiva vabbè, ce lo dico domani, oftalmologicamente testate. Lista ingredienti, guardate l'azienda. Guardate, l'azienda è opaque. La novità, assorbenti, leggera incontinenza mini a 1,89 e leggera incontinenza normal a 1,89. Sono 20 pezzi, ipoallergenici, traspiranti, protezione totale, anatomici ripiegati in busta. Odor control. Guardate, l'azienda è la Santex SPA. Milano, vi dice niente questa azienda? Tra novità in tema beauty, fior di magnolia, dischetti struccanti maxi 70 pezzi, lato struccante, lato tonificante, 100% cotone puro. Questi vengono 1,09 euro per 70 pezzi. Queste sono tutte le informazioni. Vediamo l'azienda. Guardate l'azienda. Vi dice niente? Sono ritornati gli shampoo professionali a 1,29, ve li ricordate? Shampoo veramente ottimi, io mi sono trovata benissimo, li consiglio tutti, i purificanti, i ristrutturanti, l'antiforfora, insomma ci sono tanti tanti tipi. Segnalo che trovate sia la versione alla pesca sia la versione al limone della Blues, il tè senza zucchero, ha proprio zero zuccheri. Che dici Silva, ne prendiamo due confezioni? Spero che il video vi sia piaciuto. Avete visto quante
cosucce, cosine e cosette ho trovato da Eurospin. Fatemi sapere se questi prodotti sono presenti anche nei vostri Eurospin. Vi aspetto giù nei commenti. Io adesso vi saluto e anziché mostrarvi Sua Maestà l'Etna, vi salutano anche i pupazzetti di Giulio, perché Giulio prima di andare a scuola si piazza i due pupazzetti lì sul divano, così appena torna lui li ritrova, è proprio dolcissimo quando fa ste cose. E quindi da me e i pupazzetti di Giulio Cesare, alias l'imperatore, è tutto. Vi mando un bacio grande, 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 grande. Mi trovate anche su Instagram per le novità, le varie scoperte che faccio in giro. Sì, mi trovate su Instagram con il nick, punto. Vabbè, ciò lo dico domani, ma non le taglio le cose. Prendetemi così per come sono, io mi slancio meli.madeinsu del nick che trovate su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!